Questa è la visuale di Cusco dal monumento di Pachacutec. che è stato uno dei più importanti imperatori inca. Sì, è quello che ha creato l'impero Inca praticamente. E da Cusco siamo andati a fare un tour alla Valle Sacra degli Inca. La prima tappa è Pisac. È una località agricola, Guardate, c'è lo strapiombo. quindi chi soffre di vertigini non può andare assolutamente. Qui sono le Terrazze, dove coltivavano lì principalmente tanti tipi di mais. patate, Ricordiamo i 3.000 tipi di patate in Perù, solo in Perù. perché comunque era un villaggio abbarbicato lì sulla collinetta. A Questo è Urubamba ci siamo fermati per fare una piccola pausa a pranzo. il tambo de Ollanta. Questo famoso tambo de Ollanta è Ollanta e Tambo. La guida continuava a ripeterci che era il tambo de Ollanta, ma non ci diceva nient'altro. In realtà si tratta di un granaio, un grosso granaio. Sì, e queste terrazze servivano proprio per coltivare. Il grano che poi veniva, il grano, il mais che poi veniva portato in queste riserve in alto in montagna. Perché c'era un buon circolo d'aria. Tra l'altro, Ollanta e Tambo è stata una delle ultime zone conquistate dagli spagnoli. Sì, perché era un pochino più difeso, però sai, questi qua si difendevano coi sassi e Loro quindi. arrivano a cavallo con le armi, hanno vinto. Comunque è incredibile come abbiano costruito questo posto. Com'è stata costruita Ollanta e Tambo? Hanno spostato i sassi a forza di braccia trascinati sui tronchi. Cioè, dei geni. Sì, ci mettevano magari 50 anni per spostare 10 sassi, però. Poi ce la facevano, tanto avevano una manodopera efficiente e Gratuita. gratuita, esatto. Comunque il posto è ricchissimo d'acqua, in tutto il paese scorrono dei fiumiciattoli. Qui siamo proprio dentro Ollanta e Tambo. Probabilmente il paese più bello, il paesino più bello in assoluto, perché è abitato. Poi ci spostiamo a Cincero, dove appunto ci sono, come vedete, queste donne, queste ragazze che lavorano la lana. Dell'alpaca o degli altri animali che da lana che hanno loro in Perù. Si dice alpaca, ti Comunque ricordi? colorano tutto con prodotti naturali, quindi i colori sono naturali, molto vivi, come vedete. Thank you for the visit. Excuse me, my English is not good. You can look for more. Sacsayhuaman fa parte di uno dei siti da visitare tramite il City Tour. Sì, è vicino a Cusco 2 km. ed è uno dei siti più grandi che hanno costruito all'apice dell'impero Inca. Praticamente sono delle costruzioni fatte di pietra. I classici muri incaici, incastrati, che non si sa come abbiano fatto a crearli. A trasportarli più che altro. Tambo Machai, famosissima per quello che vedremo a breve, ovvero una fonte d'acqua. È Questa fontana è 600 anni che non si secca. stata costruita da un punto di vista idraulico in modo impeccabile. Puka Pukara, e vabbè, ormai sono soltanto rovine, come si vede. Non c'è niente di particolare, però fa sempre parte del city tour, quindi una volta che paghi il biglietto lo Ne vale fai. comunque la pena vederlo, più che altro per la veduta che si ha su Cusco in notturna. Quenco invece si distingue per questa roccia che al solstizio di primavera lancia un'ombra a forma di puma e questo funicolo di sassi. I peruviani vedono forme di Ombre. animali Sì, anche ovunque. se non esistono. Per andare a Machu Picchu bisogna ripassare nuovamente da Ollanta e Tambo e vi consigliamo di mangiare sicuramente in uno dei ristoranti tipici. Sì, perché costa poco e mangi meglio che in altri posti.
Eh sì, perché comunque con 5 soldi e 50 riesce a mangiare anche delle zuppine di verdura molto nutrienti. E adesso direzione Aguascaliente.